Ciao Yannick, che piacere ritrovarti a Torino. Sai che quest'anno i due gironi sono intitolati ai primi due numeri uno del mondo. Ecco, per te che cosa significa essere numero uno? Al di là che sia un premio per la continuità, ma cosa si porta dietro? C'è della responsabilità, dell'orgoglio? Cosa per te? Beh, tante cose, no? Credo che ognuno di noi che è diventato numero uno al mondo è stato in una posizione molto molto speciale, non tanti ci sono riusciti, poi c'è un altro discorso che non tanti sono riusciti a finire come numero uno, quindi io sono molto contento di essere in questa posizione, ovviamente ha un pochettino più di pressione, però comunque è un gran privilegio e ovviamente è una posizione molto diversa, ma anche molto 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 divertente di essere. Senti Yannick, parli sempre giustamente di miglioramento. Ecco, secondo te è davvero possibile migliorare sempre o si arriva a un certo punto oltre il quale non si può andare? No, sai, se guardiamo Rafa o Novak di come si sono migliorati negli anni, i limiti non ci sono, perché siamo solo noi che le mettiamo in testa. Io credo che posso migliorare ancora tante cose, anche perché ho un'età di 23 anni, è un po' diverso come punto di vista, e credo che posso migliorare ancora tante cose, sia mentalmente, fisicamente, tennisticamente, fuori dal campo, e come gestire certe cose un po' meglio. Quindi onestamente sono fiducioso che possa migliorare, e credo che questa è una parte fondamentale. Cosa ti definisce secondo te come giocatore? Cioè, se io ti vedo giocare, perché riconosco Jannik Sinner? E che cosa ti definisce invece come persona, come ragazzo, come uomo? Ma onestamente credo che sono un ragazzo molto normale. Nel campo mi piace giocare, ma fuori dal campo poi sto bene con poche cose. Nel tennis in sé, in campo, sono un giocatore molto solido, aggressivo, che sta cercando di mettere dentro qualche smorzata in più, qualche cambio di più. E speriamo che tra 5 anni, 4 anni sarò un altro giocatore, che mi vedo e beh, posso fare più cose. Credo che questo sarà l'obiettivo. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.